La ricostruzione di questo quadro, in cui gli obiettivi di lungo periodo sono intimamente connessi con quelli di breve, è essenziale per ridare certezza a famiglie e imprese, ma sarà inevitabilmente accompagnata da stock di debito destinati a rimanere elevati a lungo. Questo debito è sottoscritto, è comprato da paesi, istituzioni, mercati, risparmiatori, e questo debito sarà sostenibile se utilizzato a fini produttivi, ad esempio investimenti nel capitale umano, nelle infrastrutture cruciali per la produzione, nella ricerca e altri impieghi. Se cioè è quello che noi percepiamo come debito buono. Bentornati sul canale di Liberi Oltre, un saluto da Marco Bellandi Giuffrida anche a quelli che ci ascoltano in podcast. Ebbene, quello che avete sentito in apertura era il discorso, o meglio una parte del discorso che Mario Draghi ha fatto al meeting di Rimini qualche settimana fa e di cui si è discusso molto anche su questo canale. C'è un debito buono, dice Mario Draghi, che è rappresentato, tra le altre cose, dagli investimenti nella ricerca e nello sviluppo, investimenti che migliorano il paese e hanno effetti benefici in moltissimi altri campi. Bene, in Italia c'è chi negli ultimi mesi si è fatto carico di sollevare questo tema fino ad arrivare a definire una proposta che sui vari social network ha preso un po' il nome di Piano Amaldi. Ecco, noi questa mattina a Liberi Oltre ne parliamo con l'autore di questo piano ed è con grande piacere che ho l'onore direi di dire di presentarvi il professor Ugo Amaldi. Buongiorno professore. Buongiorno a lei, grazie dell'invito. Grazie a lei di essere qui, professore di fisica luminare nella sua materia. Insomma, credo davvero che ogni presentazione sarebbe superflua perché è una persona molto nota. La ringrazio per la sua disponibilità. E sono con noi anche l'economista ed ex ministra Elsa Fornero. Buongiorno professoressa e grazie per essere qui. Buongiorno a lei e a tutti. Ed è con noi anche Federico Ronchetti, fisico nucleare, dottore di ricerca presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e anche responsabile delle operazioni relative all'esperimento Alice al CERN. Buongiorno Federico Ronchetti. Grazie dell'invito. Grazie a tutti voi per essere qui. Ecco, io vorrei partire proprio dal professore Amaldi, perché appunto lei ha fatto questa proposta. E le chiedo innanzitutto di presentare un po' al pubblico di Liberi Oltre questa sua proposta e di dirci un po' perché secondo lei è arrivato il momento proprio in questo periodo di intraprendere questa strada, cioè di investire nella ricerca di base, e quindi le darei subito la parola per presentare la sua proposta. Molte grazie. Innanzitutto vi dico che è nata nel quadro di un organismo che si chiama il Cortile dei Gentili, presieduto da Giuliano Amato, che è un organo del Pontificio Consiglio della Cultura di Cardinale Ravasi, che ha lo scopo di far incontrare intellettuali, credenti e non credenti, per discutere dei problemi della società e del futuro. Nel momento della pandemia, il presidente Amato ha lanciato l'idea, in questo consesso di una circa 25 persone, di preparare un documento, di discutere e vedere quelle proposte avremmo potuto immaginare per il dopo pandemia. È uscito un volumetto che si trova sul web, basta andare a scaricare Pandemia e Resilienza, e si trova questo volumetto che è anche stato stampato con prefazione di Amato. C'è un testo comune e poi ci sono tante parti scritte dai vari autori, una quindicina di noi. Tra le proposte, che sono sei e che non voglio discutere qui, ce n'è una che è quella di raddoppiare l'investimento nella ricerca di base, si dice lì genericamente, perché naturalmente è una frase generica, qualche riga. Poi c'è un capitolo aggiuntivo, un appendice, diciamo così, che ho scritto io, dove sono dati tutti i numeri e che consiglio ai lettori che vogliono approfondire il tema di andare a leggere, perché sono messi insieme dei numeri che non sono difficili da ottenere, vi devo dire la verità, perché queste statistiche sono sempre un po' confuse, ma comunque che mettono il quadro della situazione. Ora, per dire in due parole il quadro della situazione, tutti coloro che fanno scienza nel paese sanno che noi siamo finanziati molto meno dei nostri partner, diciamo, paritetici, fatemi dire, dal punto di vista della storia, della cultura, e dovrebbe essere anche del peso politico ed economico, cioè la Francia e la Germania. Non vogliamo confrontarci poi dopo con la Corea o da altri paesi, perché quelli sono paesi che hanno un altro contesto culturale. Bene, da anni
l'Italia investe, lo Stato italiano, diciamo, noi chiamiamo la mano pubblica, diciamo, in questo fascicoletto, investe la metà di quello che fanno i paesi del nord, che è circa l'1%, facile da ricordare, l'1% del famoso PIL, prodotto interno lordo. Noi investiamo circa il 5,5%. Cos'è questo investimento? È l'investimento pubblico che va nelle università e negli enti di ricerca che fanno sia ricerca di base che ricerca applicata, nel rapporto 2-1. 0,32, dicono i numeri, per cento va alla ricerca di base, cioè alla ricerca che viene fatta senza scopo di alcuno, ma soltanto per imparare, per sviluppare, non solo in ricerca scientifica, questo va sottolineato, non parlo di ricerca scientifica, secondo la definizione dell'OCSE la ricerca di base comprende anche le attività di ricerca in storia dell'arte, in musicologia, in non so, per dire, addirittura in strumenti che, intellettuali che non hanno niente a che vedere con le ricerche scientifiche. Ripeto, 2-1 il rapporto tra ricerca di base e ricerca invece applicata, che è fatta dallo Stato, ma è diretta più per le applicazioni, cioè allo scopo. Per esempio, io ho passato metà della mia vita a occuparmi di ricerca di base e metà della mia vita professionale a occuparmi di ricerca applicata delle radiazioni alla cura dei tumori con nuovi tipi di radiazioni. Questa farebbe parte della seconda categoria. Ripeto, 0,5%. La Germania sta un po' sotto l'1%, ma diciamo per l'argomento io ho preso l'1%, che invece è quello a cui raggiunto e superato dai paesi del nord. Bene, questo causa, e su questo il dottor Ronchetti ha fatto degli approfondimenti che io spero poi dopo dirà, un ritardo enorme per quello che riguarda lo sviluppo della società, perché è dimostrato da centinaia di studi che la ricerca di base è la base dello sviluppo di nuovi prodotti, di nuove tecnologie e di nuovi lavori, perché i nostri giovani tra 30 anni non avranno gli stessi mestieri che hanno i nostri giovani di oggi. Io, sapete che mi occupo di giovani da tanti anni, più di 2 milioni di studenti hanno fatto fisica, diciamo così, come si dice, sui miei libri di testi in questi ultimi 35 anni, quindi ho una visione molto ampia dei giovani. I lavori a cui dobbiamo preparare i giovani che escono dai nostri licei, dalle nostre università, non sono quelli di oggi, saranno tutti diversi, e questi nuovi lavori devono essere inventati e saranno inventati da conseguenze della ricerca di base. L'Italia dà un piccolo contributo. Questo è il primo punto, molto importante. Secondo punto che è importante sottolineare è che mentre noi paghiamo, mentre lo Stato italiano, diciamo, si comporta al 50% di come dovrebbe, dimentico di dire che la Francia non sta all'1%, la Francia sta al 0, un po' meno del 0,8%, 0,75%, diciamo 0,8%, quindi 20% meno della Germania, sempre del PIL. Ma diciamo bene una cosa, scusate, mi torno indietro su questo argomento. Si parla del percentuale, ma parliamo di numeri assoluti, perché poi dopo i PIL sono diversi. L'Italia investe circa 9 miliardi, lo Stato, ricerca tutta, privata, pubblica, ma di base no. La Francia 17 milioni e la Germania 30-31 milioni, quindi dal punto di vista poi assoluto, che è quello che conta, investiamo meno di un terzo della Germania, anche perché loro sono più di noi, questo naturalmente. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che invece le imprese in Italia fanno molto peggio delle imprese tedesche, e che poi chi lo fa poi sono imprese tutte di Stato, perché nella parte invece che si chiama sviluppo sperimentale, secondo i criteri dell'OCSE, che sono invece lo sviluppo di nuovi prodotti e miglioramento di prodotto, l'Italia investe lo 0,9%, mentre invece la Germania investe il 2,1%, 2,1%, in modo tale che il totale per la Germania è 3,1%. E per l'Italia è 1,4. Quindi, mentre lo Stato fa la metà di quello che si fa in Germania, addirittura si fa meno, quasi un terzo fanno le imprese. Perché? Perché le imprese sono piccole, la professoressa Fornero sa benissimo, abbiamo una struttura industriale molto diversa da quella tedesca, e queste non fanno ricerca. Bene, la mia proposta, e adesso aggiungo e rispondo alla sua domanda, mi scuso se sono stato un po' lungo per questa introduzione basata su questi due punti, è questa: di cercare di utilizzare i fondi che arrivano
arriveranno e di cui si discute in questi giorni sul New Generation EU, fondi che adesso si chiamano anche spesso Recovery Fund, per portarci in sei anni, dallo stato attuale a un po' più dell'1% che la Germania sta raggiungendo in questo periodo. All'1,1%, perché nel frattempo la Germania andrà avanti e perché lo Stato deve investire di più in di ricerca di base, da ricerca applicata, visto che le imprese non lo fanno. E quindi questo si fa mettendo 1,5 miliardi l'anno prossimo, cioè il bilancio che adesso il Parlamento discuterà tra poco, del 2021, in più dei 9 miliardi che ci sono. 9 miliardi sono 6 per la ricerca di base e 3 per la ricerca applicata, poi aumentando ogni anno del 14% per 6 anni. Questo è quello che il dottor Ronchetti ha lanciato poi dopo, indipendentemente praticamente da me, perché non ci conoscevamo prima, come piano Amaldi, che ha avuto quella risonanza che lei ha detto. Grazie, grazie professore, questo è un piano molto importante e la ringrazio per il suo intervento. Ora, Federico Ronchetti, dottor Federico Ronchetti, lei è tra le persone, come diceva anche il professore, più attive sui social network a fare advocacy perché il piano Amaldi effettivamente diventi realtà, ma lei è anche e soprattutto un ricercatore e una delle cose che mi hanno colpito di più della sua attività sui social, lei una volta ha pubblicato un grafico che ora riesco, vediamo se riesco a mostrare, sì, un secondo, ecco qua. Questo grafico che mi sembra... No, non è questo. Un secondo. Chiedo scusa a tutti, ma purtroppo... Prego. Se vuole lo mostro io. Ah, un attimo. Questo è il bello della diretta, scusate. Sì, se riesce a mostrarlo lei mi fa un piacere, perché non riesco purtroppo a mostrarlo. Allora, guardi, avevo messo insieme qualche dato, parto da quello che citava lei. In effetti mi agganciavo al discorso di Mario Draghi, che chiaramente è molto condivisibile, e questo grafico che ho tratto, come gli altri grafici che sto postando su Twitter in questi giorni, da un report molto ponderoso del CNR sullo stato della ricerca in Italia e della politica della ricerca, quindi sono, diciamo, dati assolutamente autorevoli, e qui si vede per esempio il numero di ricercatori in rapporto a miglia occupati nei vari paesi dell'OCSE. Diciamo, c'è poco da interpretare, l'Italia è ultima e molto distanziata da tutto il resto dei paesi europei, Francia, Germania, addirittura la Spagna sta meglio di noi, va bene, non consideriamo gli Stati Uniti, la cui economia ovviamente è diversa dalla nostra, però qui è ovvio che c'è un problema, e questo problema, come diceva il professor Luca Maldi, è legato a quella che possiamo chiamare l'interfaccia tra la ricerca pubblica di base applicata e poi quello che va verso il mercato, verso le aziende. Il cosiddetto trasferimento tecnologico, perché non bisogna confondere il trasferimento tecnologico con l'innovazione. Io sto parlando usando un Macintosh. Il Macintosh è un bellissimo computer, un bellissimo laptop, ma è un'innovazione, non è una tecnologia breakthrough. Un'auto ibrida è un'innovazione, sarà una tecnologia breakthrough quando avremo una batteria a grafene che, caricata con mezz'ora, mi permetterà di fare 1000 chilometri. Quella è qualcosa che l'industria da sola non riesce a fare. Deve venire dalla ricerca di base verso la ricerca applicata, verso il trasferimento tecnologico, infine arrivare all'innovazione sul mercato. Quindi c'è, diciamo, il cosiddetto triangolo della conoscenza, che è istruzione, ricerca, trasferimento tecnologico / innovazione, che in Italia è completamente scardinato. Ci sono altri dati che posso far vedere, ne vorrei far vedere subito uno che penso sia incontrovertibile, l'ho postato qualche giorno fa. Questo grafico mostra le domande di brevetto depositate presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti e l'ufficio, l'equivalente ufficio americano dei brevetti, dai vari paesi europei. Se voi guardate il grafico a sinistra, è relativo all'ufficio, alle domande di brevetto europee, vedete che la Germania da sola deposita quasi tanti brevetti quanto tutti gli altri paesi europei. L'Italia, che è la linea blu,
sta praticamente poco sopra la Spagna, e la Germania deposita 5 volte i brevetti che depositiamo noi. Questi sono dati del 2017. Se guardiamo i brevetti depositati dalla Germania in USA, sono 30.000 contro circa 3.000 dell'Italia, che questa volta è la linea grigia. Stiamo parlando di un fattore 10, cioè stiamo parlando di un'economia tedesca che è estremamente più innovativa rispetto a quella italiana. Un altro grafico che vorrei porre all'attenzione, come dicevamo prima nella discussione, prima della diretta, anche alla professoressa Fornero, che chiaramente penso possa decodificare questi numeri e questi grafici molto meglio di noi, riguarda la quota di prodotti high-tech sulla quota del manifatturiero, perché si dice sempre che l'Italia è un paese manifatturiero, ma e la Germania lo è anche, ma se noi andiamo a guardare quanta manifattura rispetto all'high-tech, vediamo che l'Italia è praticamente solo manifattura come la Spagna, mentre la Germania e la Francia anche sono paesi che hanno un rapporto tra esportazioni high-tech e manifattura molto superiore. Come dico sempre, non si vive di solo turismo, ma non si vive nemmeno di solo meccanica. Quindi, diciamo, questi dati fanno capire che il sistema della ricerca pubblica è sicuramente perfettibile, e questo potrà essere un oggetto di discussione nei prossimi anni, ma dal punto di vista dell'innovazione, la perdita di cervelli, e guardiamo questo grafico, questo è il numero di dottori di ricerca su popolazione lavorativa. L'Italia è ultima, totalmente, drammaticamente ultima. Noi non sforniamo cervelli, quei pochi che sforniamo se ne vanno. E a poco serve la retorica dell'eccellenza, perché qualche persona molto brava è riuscita magari ad avere degli incarichi all'estero, ma la gran parte del sistema è, diciamo, chiuso su se stesso, quindi c'è poco trasferimento di cervelli dalla ricerca pubblica verso le imprese, perché le imprese non sanno come utilizzarli, perché non fanno ricerca, non usano il trasferimento tecnologico, non usano l'innovazione. Quindi la mano pubblica deve ovviamente in questo momento, secondo me, iniettare questa liquidità di cui parlava il professor Amaldi, un sostanziale raddoppio dei fondi nel sistema della ricerca pubblica di base ed applicata, che in qualche modo regge il paese. E chiudo con questo grafico che mostra la composizione della spesa per settori istituzionali a livello regionale. Come vedete, le regioni del sud sono totalmente dipendente dalla spesa pubblica, quindi istituzioni pubbliche e università. Se la ricerca pubblica crolla, crolla mezzo paese praticamente, e sicuramente l'altra metà, il nord, verrà giù, diciamo, di conseguenza. Quindi iniettare queste risorse nel sistema attuale della ricerca pubblica è, secondo me, necessario e vitale per come è strutturato il sistema adesso. E ovviamente bisogna fare una riflessione di carattere generale su come cambiare l'interfaccia affinché l'Italia diventi un paese che produca alto valore aggiunto, perché le economie avanzate non possono competere con le economie emergenti sul costo del lavoro, possono solo competere su un altissimo valore aggiunto, quello che noi non stiamo facendo ormai da anni, non l'abbiamo mai fatto forse. E quindi diciamo, questa situazione va tamponata e invertita, e questo è il motivo del mio, diciamo, totale e anche molto, molto militante appoggio a Piana Mar. Grazie, grazie dottor Ronchetti, grazie anche dei grafici. Mi scuso ancora con gli ascoltatori se non sono riuscito a mostrarli. Ora io vorrei fare una domanda alla professoressa Fornero, perché lei, oltre che economista, ovviamente è stata anche ex ministra, quindi lei ha potuto vedere da vicino, anche dal punto di vista politico, che cosa va e che cosa non va nel nostro paese. Ora, di fronte a questi dati che ha appena mostrato il professor Amaldi, che mostrano, diciamo, uno scenario desolante in cui l'Italia, più o meno in tutti gli ambiti, si trova un po' ad essere il fanalino di coda, le chiedo, lei si è fatta un'idea del perché l'Italia abbia questi cattivi risultati e del perché non si sia riusciti in questi anni ad intraprendere una strada che invece li migliorasse? Guardi, rispondo subito in maniera molto sintetica, ma poi esprimerò qualche considerazione su questa risposta sintetica,
non senza aver prima fatto un paio di considerazioni, diciamo, introduttive. E la mia risposta sintetica è che questi risultati che il professor Ronchetti ha mostrato ora si inseriscono in maniera perfettamente coerente all'interno del quadro di declino del nostro paese, che è un declino che data ormai da almeno un paio di decenni e forse anche di più, che è sinteticamente rappresentato in economia dal fatto che la nostra produttività, cioè il valore aggiunto per addetto, di fatto non cresce o addirittura decresce, e comunque quando cresce, cresce molto meno di altri. Questa è la risposta sintetica, quindi noi dobbiamo contrastare questo quadro di declino e certamente l'investimento, ed è molto corretto usare il termine investimento, perché si tratta di spendere oggi, sacrificando un po' di consumi, qualcosa che ci darà risultati domani. L'investimento in ricerca è una delle chiavi importanti per frenare il declino e magari per innestare un po' più di crescita sulla nostra economia. Però prima di argomentare su questo brevemente, volevo ringraziare il professor Amaldi, ringraziarlo intanto per la sua attività di studioso, e ringraziarlo in particolare perché non è uno studioso chiuso nella torre d'avorio, ma è uno studioso che pensa alla scienza come strumento per migliorare la società. Non necessariamente oggi, perché la ricerca può avere risultati di lungo termine, ma sempre finalizzata al bene comune, di cui oggi abbiamo molto bisogno. E lo dimostrano le sue applicazioni anche alla cura del cancro, e lo dimostra anche in maniera, vorrei dire, molto forte questa proposta, perché una proposta è qualcosa che si può prendere o si può lasciare, ma c'è una responsabilità nel prendere o lasciare la proposta. Quindi io voglio dire al professor Amaldi grazie, e voglio anche dire al professor Ronchetti grazie per essere stato così veloce e rapido da farne una sorta di, lui ha detto prima, advocacy, non so chi l'ha, cioè da prendere questa proposta e farla diventare qualcosa che può essere discusso in tutte le sedi, e perché no, anche nelle sedi, per dire, televisive, nelle quali si comunica col grande pubblico. E dico questo anche perché la mia presenza qui oggi potrà risultare un po' strana a quelli che pensano, per l'appunto, a discussioni scientifiche nelle quali gli economisti potrebbero sembrare un po' dei pesci fuor d'acqua. Io, quando parlo con i miei studenti, dico sempre: la mia disciplina, la nostra disciplina, non uso mai la parola scienza per l'economia, perché noi in particolare con l'uso dei modelli abbiamo cercato di dare un substrato teorico molto pesante anche alla disciplina, ma certo non è come la scienza fisica. Allora, il senso della mia presenza credo stia anche in questo ruolo che io mi sono data negli anni più recenti e che ha molto a che fare con la mia esperienza di ministro, cioè nel raggiungere le persone per renderle più consapevoli della complessità del mondo. E credo che non ci sia persona più indicata a rappresentare la complessità del mondo di un fisico. Ecco, l'economista può dire: guardate, questo, cioè investire nella ricerca, è un fattore tremendamente importante e abbiamo molti dati, molte analisi empiriche che ci dimostrano che senza ricerca si declina in un modo o nell'altro, relativamente a paesi che investono di più in ricerca, si declina. Ma è anche importante questo per il benessere nostro, per essere per l'appunto una società anche sotto il profilo civile più comprensiva e più inclusiva, perché si possono comprendere meglio anche i problemi degli altri.
Quindi il senso della mia presenza, che è stato, dicevo, in questi anni, di dialogare col pubblico per spiegare o provare a spiegare e comunque dialogare sull'economia e sulle sue complessità, ebbene, io penso che sia molto importante che chi fa divulgazione, e mi piace che nel suo scritto il professor Amaldi ha usato l'espressione alfabetizzazione scientifica come strumento anche per contrastare non solo i luoghi comuni, ma anche le falsità, i pregiudizi che circolano e che possono fare molto male. Per cui io mi sento molto coinvolta, se vogliamo, in questa missione che credo debba coinvolgere tutti, perché guardate, arrivo a dire anche una considerazione finale. Noi possiamo cercare di convincere alcuni politici, ma se la proposta non trova un po' di largo consenso, consapevolezza nei cittadini, è molto difficile che poi i politici raggiungano i numeri per far approvare la proposta e destinare effettivamente delle risorse alla ricerca. Quindi c'è molto lavoro da fare, c'è da prendere la proposta in maniera molto seria, parlarne soprattutto con i giovani e dire: guardate che questo è il vostro futuro, parlarne in modo che i cittadini chiedano ai politici di non concentrarsi soltanto sulle prossime elezioni, e guarda caso noi ne abbiamo sempre qualcuna alle porte, ma di guardare un po' lontano. Se non glielo chiediamo noi, chi glielo chiede? Quindi avere cittadini più consapevoli è estremamente importante, e io che sono certamente molto ignorante sui temi della fisica, professore, però mi sento di poter partecipare con entusiasmo alla promozione della sua proposta, perché ritengo che sia davvero una delle chiavi per risolvere il problema del nostro declino. Grazie molto, professoressa, di questo sostegno. Grazie molto. Posso aggiungere qualche cosa, Belandi? Due cose voglio aggiungere, ringraziando la professoressa Fornero per questo endorsement che mi fa non solo piacere, ma so che sarà efficace, perché quello che conta, poi abbiamo poche settimane per portare avanti questa proposta. Come sappiamo, il governo pensa di presentare a metà ottobre le linee guida di questo utilizzo di questi nuovi fondi, e quindi si sta giocando in queste settimane questa partita, e bisogna che tutti, e questo ringrazio il dottor Ronchetti, sotto la sua guida si diano da fare. Due osservazioni. Innanzitutto, l'Italia finanzia male i propri ricercatori. Ha un terzo dei ricercatori della Germania, metà dei soldi. Però, se uno guarda, e questo è scritto nel mio articolo, ed è un dato noto agli specialisti, ma purtroppo non ai politici e non al pubblico, se uno guarda le pubblicazioni scientifiche eccellenti, che nel nostro termine tecnico scientifico, anche la professoressa Fornero lo sa benissimo, vuol dire le pubblicazioni che sono più citate a livello internazionale, il 10% più citato, l'Italia, meglio, i ricercatori italiani per ogni ricercatore producono più di queste pubblicazioni eccellenti di tedeschi e francesi. 30% più dei francesi e il 20% più dei tedeschi. Cioè, il nostro sistema è scassato, è mal finanziato. Abbiamo bisogno di molte riforme che dovrebbero essere implementate, discusse, implementate in parallelo con questo aumento di fondi. Naturalmente io non posso parlare di questo adesso. Però la base di partenza è ottima, perché sappiamo che se si investe 1 milione dell'Europa in Italia, in Germania e in Francia, l'output scientifico di base, non niente a che vedere con le applicazioni, ancora precedente l'innovazione, il trasferimento tecnologico, è certamente allo stesso livello, ma io sostengo più elevato e da anni di quello francese e quello tedesco. Questa è la prima osservazione. La seconda osservazione è che un investimento nella ricerca pubblica, adesso parliamo di tutto, base e applicata, è un investimento nelle donne, perché se uno guarda le statistiche,
il 47% degli addetti alla ricerca pubblica sono donne in Italia. In Francia e in Germania sono il 35%. Io chiedo alla professoressa Forneo, naturalmente in modo metaforico, perché lei lo sa benissimo, qual è l'altro campo dell'investimento pubblico, generale, in cui investendo dei soldi si sa che la metà di questi andranno a beneficio delle donne, non solo delle donne, tutte le donne, ma in particolare di quelle donne che si sono prese l'incarico di praticare e lavorare per uno scopo di fare ricerca scientifica in parallelo a fare il loro dovere di mamme, e di mogli e così via, che sappiamo tutti bene è un carico enorme. Non c'è, secondo me, nessun altro campo in cui 1 milione possa essere investito sapendo che 500.000 andrà a beneficio delle donne. Grazie, grazie professore per questo suo intervento. E proprio da questo io vorrei partire per fare un'ulteriore domanda a dottor Ronchetti, perché noi sappiamo che questo piano è stato anche posto all'attenzione in qualche modo del ministro Manfredi, il ministro per l'università e per la ricerca, e a questo punto io, il professor Amadi un po' ha già risposto a questa domanda e quindi lo chiedo a Ronchetti. Secondo lei c'è la volontà politica al momento di perseguire, insomma, di seguire questa strada, oppure siamo lontani, nonostante tutto? Guardi, io per rispondere mi ricollego a quello che diceva la professoressa Fornero, che sottoscrivo non una volta, ma 1000 volte. La volontà politica si costruisce, e per costruirla occorre portare questa tematica nel dibattito pubblico. Purtroppo, malgrado gli ottimi risultati ottenuti a livello social dell'hashtag Piano Amaldi, che ha avuto decine di milioni di visualizzazioni, dal punto di vista mediatico, quindi parlo TG, talk show e comunque interviste a anche esponenti politici, nessuno ha ripreso questa battaglia, questa bandiera, tranne, devo spezzare una lancia in favore di Loquenzi, di Radio Zapping, che ha intervistato sia me sia il professor Giuliano Amato. Quindi io infatti vorrei cogliere l'occasione, anche con un pochino di sfacciataggine, visto che la professoressa Fornero si è così ha recepito così profondamente il nostro discorso, visto che lei è per il suo alto profilo in grado di portare questa discussione a livello mediatico e di magari incalzare o comunque stimolare dichiarazioni di intenti su questa proposta, perché la proposta è molto chiara: si tratta di raddoppiare i fondi nei prossimi 6 anni, punto, su un sistema che, come abbiamo detto, è perfettibile, come ha detto chiaramente il professor Amaldi, ma già funziona abbastanza bene. Se non lo alimentiamo si scassa. Quello che vorrei anche aggiungere, sempre mi ricollego a quello che ha detto la professoressa Fornero, che è andata veramente nel punto, e questo potete capirlo anche da quello che sta succedendo in questi ultimi mesi, se non anni, da quando è iniziata, se volete, la guerra ai vaccini, adesso c'è la guerra contro il 5G. Io sto cercando nel mio piccolo di fare divulgazione in diverse sedi, sui social, sui giornali che sono così, quei pochi giornali che ospitano i miei articoli. Il pensiero scientifico, l'approccio razionale alle cose è una grande carenza culturale italiana. Questo è un grosso problema, perché questo modo di dibattere, anche di portare all'attenzione le questioni, all'attenzione della pubblica opinione le questioni, è deleterio. Non si riesce a far passare un messaggio che abbia una sorta di coerenza o di razionalità, per cui le persone possano ricevere alla fine un'informazione da valutare e che possa consentire al cittadino elettore di fare una scelta o di rendersi conto della complessità dei problemi. Tutto viene ipersemplificato, distrutto da una sorta di tempesta di entropia informazionale mediatica, e questo è un grosso danno. Abbiamo visto che è successo con i Novax, abbiamo visto quello che sta succedendo adesso con l'opposizione al 5G, una tecnologia in grado di creare milioni di posti di lavoro viene osteggiata da dei sindaci
di piccoli centri che avrebbero tutto l'interesse nel post pandemia a beneficiare di telecomunicazioni efficienti. E quello che volevo dire è che purtroppo forse bisogna anche che gli intellettuali facciano tutti i soggetti consapevoli, economisti ma non solo, capiscano che la nostra società oggi è dominata totalmente dalle tecnoscienze. Può piacere o non può piacere, ma è così. Quindi se si esclude dal dibattito pubblico, dalla formazione dell'opinione pubblica, la consapevolezza tecnico-scientifica, si finisce per arrivare ad una situazione di imbarbarimento cognitivo tale per cui sarà impossibile invertire la tendenza, perché sarà impossibile comunicare il messaggio. Semplicemente quello che viene detto non viene decodificato né dall'opinione pubblica né dalla classe politica, che poi è, diciamo, lo specchio del paese. Giusto, giustissimo, io sono totalmente d'accordo con quello che lei sta dicendo. In questi ultimi minuti che ci rimangono io vorrei leggere qualche domanda che ci è arrivata dai nostri ascoltatori nei giorni precedenti, quando ho avuto occasione di dire appunto che ci sarebbe stata questo dialogo. E in particolare io vorrei leggere una domanda che ci scrive Simone e dice: ma non avrebbe più senso fare un piano simile a livello europeo per competere con i colossi cinesi, americani e russi? Quindi non sarebbe il caso di pensare questo piano non solo per l'Italia, ma anche più in generale per l'Unione Europea? Chiedo questa cosa in particolare alla professoressa Elsa Fornero, che appunto, avendo avuto un'esperienza politica, forse sa meglio di tutti noi cosa significhi poi portare queste cose in un ambito anche sovranazionale. Dunque, sicuramente sì, ma ciò non toglie che ciascun paese debba poi fare la sua parte. E la parte che ciascun paese può fare all'interno di una più vasta politica della conoscenza e della scienza in Europa dipende anche da ciò che fa al suo interno. Se noi curiamo l'ignoranza, se noi diffondiamo l'ignoranza, come purtroppo in questi anni abbiamo fatto troppo, non riusciamo ad argomentare anche rispetto alla politica europea dell'istruzione e alla politica relativamente ai fondi per la scienza. Quindi le due cose vanno di pari passo, altrimenti noi finiamo per essere come siamo, perché anche nei grafici fatti vedere prima il professor Ronchetti, noi siamo sempre il fanalino di coda, siamo sempre relegati in quello che è chiamato il modello mediterraneo, che certo evoca scenari bellissimi in termini di clima, di paesaggio, anche di stile di vita, perché la vita nel Mediterraneo è certo molto più appealing della vita nei freddi mari del nord, però in termini di successo nelle cose che contano per la vita, per l'appunto aumento del benessere economico, miglioramento dello stato di salute attraverso la conoscenza anche di tipo medico-scientifico, beh, rispetto a queste cose noi siamo indietro. E non è un caso, questo è il risultato di una doppia forzatura. Da un lato questa politica, dicevo prima, concentrata sul breve termine, che l'Europa ha cercato di contrastare, per esempio con tutti i fondi strutturali che dovevano insistere per formazione, per progetti educativi, per i progetti di ricerca che l'Europa ha molto finanziato, e dall'altra parte c'è il fatto che se noi non curiamo la ricerca, pensiamo sempre di risolvere le cose con gli slogan e quindi ci separiamo dagli altri. Allora, prima abbiamo parlato dell'importanza di comunicare. C'è un messaggio da comunicare che l'Europa per noi è cruciale. E quindi c'è una responsabilità alla quale noi dobbiamo chiamare, voi soprattutto giovani, dobbiamo chiamare quelli che volevano portarci fuori dall'Europa, perché questa responsabilità ce l'hanno e ci è andata bene che non siamo usciti. Questo è un messaggio forte che va ricordato soprattutto ai giovani.
Secondo, questo non toglie che noi abbiamo la responsabilità. L'Europa ci darà oggi molte risorse, ma ce le dà in gran parte a debito e anche quelle che sono a fondo perduto, in qualche misura dovremmo contribuire noi a finanziarle. Quindi adesso la responsabilità è nostra, tocca a noi allungare lo sguardo e cercare di dire quello che è sotto gli occhi di tutti. L'Italia non va bene da qualche decennio, allora dobbiamo evitare la politica di pezzi e bocconi, la politica del vorremmo fare questo ma non si può perché nel frattempo bisogna sempre aumentare la spesa corrente, non si riesce a ridurre quello che chiamiamo spesa improduttiva e così via. No, adesso abbiamo la posizione privilegiata di poter spendere soldi a debito sapendo che il debito comporta una grande responsabilità. E la responsabilità esattamente nei confronti delle generazioni giovani e future. La terza cosa è che queste cose positive devono fare sistema. Se noi non puntiamo sull'istruzione, è difficile poi finanziare la ricerca, perché è l'istruzione che favorisce una mentalità aperta alla ricerca. Ma se noi, devo dire che sotto questo profilo tutto il dibattito sulla scuola degli ultimi mesi è francamente molto preoccupante. Io ho sostenuto più volte che l'apertura delle scuole in tempi non recentissimi, che l'apertura delle scuole è il vero banco di prova per la ripartenza. E se devo giudicare dalle cose che vedo in questi giorni, non so se ho motivo di essere ottimista, ma siccome dobbiamo essere, se non ottimisti, almeno positivi, io colgo veramente la proposta del professor Amaldi, cercherò di parlarne in ogni occasione possibile, cercherò di sostenerla e penso che questo dobbiamo farlo in tanti, dobbiamo far sentire la nostra voce, la voce di tutti, perché mi pare veramente uno, allora, il professor Amaldi l'ha fatta questa proposta senza partecipare a una task force, quindi la dobbiamo prendere come la proposta che viene da un scienziato cittadino che vuole bene al suo paese, e allora noi gli daremo una mano e certamente la mia ce l'avrà. Grazie mille professoressa, sono molto grato di questa sua affermazione, molto grato davvero, grazie. Grazie quindi a tutti voi, il tempo a nostra disposizione è terminato, grazie professoressa Fornero, grazie professor Ugo Amaldi, grazie dottor Ronchetti, grazie a tutti voi che siete stati all'ascolto, questa puntata, lo dico senza retorica, è una delle più belle che abbiamo potuto fare qui su Liberi Oltre, grazie a tutti voi e un buon proseguimento di giornata. Grazie a lei dell'invito. Grazie.